prontissimo. Molti bambini mi diranno: Babbo Natale, ma le renne, la slitta, Rudolf? Sicché volevo dire, gli dico: bambini, state tranquilli, quando Babbo Natale arriva, voi sarete a letto che dormite e la mattina del Natale avete i regali sotto l'albero. Che bello che è. È arrivata la notte più magica dell'anno, quella in cui Babbo Natale scende dai camini per portare doni ai più piccoli. Ad Arezzo intanto in queste settimane sono stati oltre 5.000 i bambini che sono stati a trovarlo nella sua casa in Piazza Grande, dove hanno lasciato le letterine dei desideri. Abbiamo avuto un sacco di richieste per quanto riguarda i cuccioli, c'è un proprio di animali veri, e invece un bambino ha detto: dato che io vivo in un appartamento e non posso portare il mio animaletto fuori, lo voleva meccanico, ha proprio specificato questa cosa. C'è stata una letterina di un bambino che ha ringraziato Babbo Natale perché è finito il Covid e quindi ha ripotuto tornare a giocare con gli amichetti, molte richieste anche da parte degli adulti, tra cui Babbo Natale paga la bolletta della luce e del gas, è andato per la maggiore quest'anno. Ed intanto la città si prepara ad un altro lungo fine settimana, seppur con numeri inferiori ai weekend precedenti, che hanno visto le strutture ricettive occupate per oltre il 90%. Un fine settimana più leggero rispetto ai precedenti, ovviamente, però già il tasso di occupazione alberghiera rispetto a quello dell'anno precedente nel pari periodo è superiore di quasi il 15%, quindi alla fine anche un weekend che è, ripeto, non è l'8 dicembre, insomma, non è la stessa cosa, è un weekend che si presenta come da previsioni più leggero, è comunque un weekend positivo.